una nuova preghiera della sera, continuiamo il nostro percorso. Vi ricordate, la parola che stiamo imparando in queste serate di preghiera è la parola Avvento. L'Avvento, abbiamo detto, è il tempo che precede il Natale, un tempo lungo, 40 giorni, e aggiungiamo una cosa oggi, è un tempo che ha come colore il colore viola. Viola come il cielo quando al mattino passa dal buio della notte alle prime luci del giorno. E allora oggi, dopo aver imparato che cosa vuol dire la A della parola Avvento, ci fermiamo su due lettere che vengono subito dopo la A, le due V. Le vedete qui vicino a me? E queste lettere, le lettere V, ci ricordano due parole. La prima V ci ricorda la parola Vespro. Cosa vuol dire Vespro? Il Vespro è la preghiera che si dice quando il sole scende, quando il sole si nasconde dietro l'orizzonte e viene un po' la notte, la Chiesa, tutti i cristiani, dicono la preghiera del Vespro. È una preghiera in cui ha grande importanza la luce. Comincia nel buio e poi le luci si accendono piano piano, perché l'Avvento è un tempo in cui noi ci ricordiamo che Dio è la nostra luce. Non c'è nessuna notte buia così tanto da non poter essere illuminata dalla luce di Dio. E noi stiamo aspettando, ad ieri, attesa, la luce che illumina il Vespro, la preghiera della sera. E allora noi oggi, la prima parola è questa. Noi stiamo pregando nel buio della notte e stiamo desiderando la luce che viene. La seconda parola è la parola veglia. È importante nel tempo di Avvento sapere che bisogna stare svegli, che bisogna vegliare, che bisogna stare in veglia. Vuol dire che non ci si può addormentare nella vita. A volte ho come l'impressione che qualche ragazzo sia un po' indormentato, sia un po' distratto, sia un po' una specie di divano vivente. E invece questo tempo di Avvento è il tempo della veglia, dello stare svegli, del preparare il nostro cuore tenendolo vivace. Vivaci, ragazzi. Forse è una terza V. State un po' vivaci per attendere Gesù. E allora, con queste due lettere, la lettera V di Vespro e la lettera V di veglia, anche di vivaci, ci introduciamo nel momento della preghiera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E allora oggi a chi facciamo gli auguri? Dunque, gli auguri li possiamo fare a due persone, a Gaia che compie 17 anni e a Marco che ne compie 15. E poi devo fare anche gli auguri al mio papà che oggi compie 66 anni, sono già un po' di giorni che non lo vedo, spero che stia bene. Papà, buon compleanno. E a tutti voi l'invito a concludere questo tempo di preghiera ripetendo quelle parole che abbiamo imparato ieri sera. Vieni, Signore Gesù. Ragazzi, buonanotte, a domani.